Commodore 64 sta riprendendo la temperatura dei componenti. Sì. Realizziamo lo spark gap più semplice al mondo, quindi costituito da tubi di rame crudo, che risulterà più facile da rendere rettilineo, perché lo è già, in effetti viene venduto, diciamo, in tubi dritti. Supporto in vetronite isolante che tiene anche il calore, e fisseremo i tubi a una distanza predefinita. Come regola adottiamo lo 0,8 mm, 1 mm per ogni diciamo kilovolt che lo spark gap deve tenere, e fisseremo il tutto con dei coccodrilli, di modo che così gli spessori verranno controllati per bene e la scarica avverrà in maniera uniforme lungo tutti i tubi. Difatti lo spark gap è un elemento molto importante per la bobina di Tesla, perché se la potenza non viene dissipata bene e si sviluppa troppo calore, sono tutte perdite che poi vanno a inficiare l'efficienza delle scariche. Come regola generale diciamo che il numero degli elementi è in base alla tensione da tenere, quindi diciamo che un elemento è un kilovolt di picco, quindi io nel mio caso, che ho 10 volt RMS e 14.000 volt circa di picco, dovrò usare 14 elementi. Il rame crudo, appunto, perché così siamo sicuri che durante la lavorazione dei tubi non si rovini e non abbia deformazioni meccaniche. Mi procuro quindi una verga in rame di tubo da 12 mm di diametro, 0,8 mm di spessore, e che viene venduta a tagli da 2,5 metri. Dovendo realizzare 14 elementi, utilizzerò 210 cm del tubo. Questa è la bara di rame, la verga, appunto, della lunghezza di 2,5 metri. E qui mi sono procurato dei coccodrilli per il fissaggio degli elettrodi e dello spark up. Ecco i 14 tubi, sono tagliati a 15 cm. Ora i bordi sono, diciamo, sporchi, bisognerà pulirli con la carta vetrata, quindi prima useremo della carta vetrata un po' più grossa, poi sempre più fine, per evitare punte e zone in cui si possa creare l'effetto corona. Quindi il più possibile cercheremo di renderli arrotondati e della stessa lunghezza. Per arrotondare le punte mi avvalgo della mola. Il lato è stato stondato verso l'esterno, per pulire anche l'interno invece userò una lima, di modo che così non rimangano delle punte o delle asperità che creino effetto corona o scariche indebite. Ecco, ora i tubi sono tutti smussati e arrotondati nella parte esterna e limati nella parte interna, per cui sono pronti per essere montati. Per il montaggio ho tagliato due lastrine di vetronite e posso cominciare con il fissaggio dei tubi tramite i coccodrilli. Quindi il coccodrillo, diciamo, avrà una buona presa e ci permetterà di regolare gli spessori. Per dare un po' di solidità allo spark gap ho usato due basette di vetronite per ogni lato. Ho posizionato tutti i coccodrilli sul lato basso, adesso dobbiamo regolare gli spessori. Ecco, per la taratura delle distanze uso uno spessore, appunto 0,8 o anche un po' più piccolino in questo caso, e verifico che tutti gli elettrodi siano allineati alla stessa distanza. Per modificare le distanze è semplicissimo, quindi basta aprire il coccodrillo e spostarlo. Quindi questo tipo di spark gap ci permette di tarare bene gli elettrodi semplicemente aprendo e chiudendo dei coccodrilli. Ho montato quattro piedi in abete
per dare un po' di supporto allo spar gap dell'altezza di 6 cm. A questo punto è sollevato al punto giusto per poter scaricare. Non resta che provarlo. Realizzo lo strike rail, ossia il parafulmine, questo qui superiore, che permette di catturare eventuali scariche che si richiudano sul primario, quindi è un proprio parafulmine che permette di proteggere il primario da scariche indebite. Uso del tubo del 16 che piego in modo circolare e sollevo tramite questi supporti da 15 cm. Lo strike rail ovviamente deve essere collegato al negativo della bobina, quindi sulla parte dell'inizio avvolgimento, e non deve essere un cerchio chiuso, quindi adesso in quella zona là praticherò una piccola apertura di modo che così sia una sorta di C, perché se fosse un anello chiuso creerebbe ovviamente problemi, essendo un loop chiuso accoppierebbe della corrente, invece non deve farlo, deve solo proteggere il resto della bobina da eventuali scariche indebite. Facciamo la prova con lo spar gap nuovo, quindi i due terminali, l'inizio e la fine, sono stati portati alla bobina di Tesla che è stata rimontata. Gli spessori sono stati tarati uno a uno. Vediamo il rendimento della bobina. Lo spar gap funziona decisamente bene perché distribuisce la scarica lungo tutti gli elettrodi in maniera uniforme e quindi perdiamo molto di meno rispetto a prima per quello che riguarda il contatto. Questo lo si può vedere anche con le scariche, che sono decisamente aumentate in lunghezza, intensità e numero soprattutto.